Nel 1863 lo scrittore e giornalista Vittorio Bersezio pubblica una commedia in dialetto piemontese, Le miserie di Monsù Travette, il cui protagonista, il signor Ignazio Travette, da Travetto, piccola trave, è diventato l'archetipo dell'impiegato pubblico italiano postunitario. Mediocre e coscienzioso, obbediente e rispettoso delle gerarchie, tenuto a un'irreprensibile condotta morale dentro e fuori l'ufficio, è dedito al proprio lavoro che compie con spirito di sacrificio, nonostante le scarse speranze di promozione, lo stipendio modesto e i comportamenti vessatori del suo caposezione. Il lavoro che egli svolge è monotono e ripetitivo, consistendo nel protocollare, copiare, archiviare, registrare, spedire atti, eccetera. Questa rigorosa codifica dell'iter delle carte d'ufficio e dei tempi necessari per le singole operazioni rende agevole il controllo del buon andamento dell'amministrazione e consente la verifica del lavoro svolto dai singoli impiegati. Quanto ai funzionari, i fascicoli delle singole pratiche, ordinatamente conservati negli archivi, costituiscono la memoria dell'attività amministrativa passata e la guida dell'attività amministrativa corrente. A quei fascicoli devono infatti richiamarsi i funzionari nella risoluzione delle questioni amministrative, essendo tenuti a seguire il principio del precedente e la giurisprudenza, anziché il principio dell'interpretazione della legge. Si esalta così il peso della tradizione, ostacolando i processi di semplificazione e di modernizzazione. In questo disegno di organizzazione del lavoro, l'esperienza d'ufficio è fondamentale anche per l'accesso all'impiego. Infatti, il regolamento esecutivo della legge Cavour del 1853, di cui ho parlato nella lezione dedicata ai ministeri, non prevede espressamente il concorso pubblico, ma il superamento di un esame di idoneità. Così il reclutamento avviene dopo un periodo di volontariato, una sorta di tirocinio, almeno biennale, condotto negli uffici, in cui si acquisisce una generica formazione giuridico-amministrativa. La scelta dei volontari è discrezionale e influenzata da reti relazionali e clientelari. In caso di vacanza di posti in organico, i volontari sono sottoposti a un esame e, se ritenuti idonei, entrano nell'amministrazione come applicati di quarta classe. La selezione premia dunque la formazione all'interno degli uffici e l'esperienza acquisita, anziché il possesso di titoli di studio. Inoltre, poiché il sistema è a ruoli chiusi, ogni ingresso implica che in precedenza si sia liberato un posto nell'organico. Analogamente, per le promozioni, è necessario che si liberi un posto a livello immediatamente superiore. La carriera contempla in particolare avanzamenti di classe per anzianità, ma per salire di grado promozioni per merito. Questa schiera di dipendenti pubblici è almeno per tutto l'Ottocento numericamente contenuta. In effetti, i dati disponibili non ci forniscono quantificazioni univoche sul numero degli impiegati. Certo è che il peso delle amministrazioni civili è di molto inferiore a quello delle amministrazioni militari. Nel 1859, infatti, le amministrazioni civili del Regno di Sardegna occupano circa il 22% del personale, mentre quelle militari oltre il 76%, un dato che concorre a spiegare la mutazione del modello militare anche nell'amministrazione civile. Nonostante l'inserimento, un inserimento difficile nel corpo della burocrazia sabauda del personale proveniente dalle cessate amministrazioni preunitarie, negli anni della destra storica l'obiettivo del pareggio del bilancio porta a una flessione della spesa per il personale. L'aumento del numero degli impiegati, iniziato negli anni della sinistra storica, è presto seguito da un freno alle assunzioni, imposto dall'aggravarsi del deficit. Così, sul finire del secolo,
L'ampliamento dei compiti attribuiti negli anni Ottanta alle amministrazioni statali determina migliaia di assunzioni straordinarie, dando vita a una schiera di precari in attesa di inquadramento nei ruoli organici. Pur tenendo conto del fenomeno del precariato, la burocrazia italiana mostra numeri contenuti anche in confronto con altri stati europei. A fine Ottocento, e precisamente nel 1896, i dipendenti pubblici italiani rappresentano il 3 per 1000 della popolazione, di contro all'8 per 1000 del Belgio e all'11 per 1000 della Francia. Si tratta di dati coerenti alle funzioni limitate e autoritative dello Stato ottocentesco, non ancora impegnato nella gestione di servizi. Nel frattempo, ma solo lentamente, a partire dal 1866, la distinzione tra funzioni di concetto e mansioni esecutive si traduce nella divisione del personale nella categoria degli impiegati di concetto e degli impiegati d'ordine, che contempla un lavoro di semplice attuazione delle direttive dei superiori. Inoltre, incrinando il principio dell'unicità dei ruoli, si delineano carriere differenziate con la separazione degli impiegati di ragioneria da quelli amministrativi. In seguito, negli anni Ottanta, arriva ai vertici dell'amministrazione una nuova generazione di burocrati, in gran parte provenienti dalla carriera, anziché espressione dell'osmosi tra alta dirigenza amministrativa e ceto politico, che caratterizza i decenni precedenti. Questi corpi tecnici sono portatori di competenze differenti da quelle generaliste e giuridiche tradizionalmente richieste ai funzionari, ossia hanno competenze statistiche, medico-sanitarie, ingegneristiche, architettoniche, archeologiche, geologiche, archivistiche, geografiche, eccetera. Si determina così, all'interno dell'amministrazione, una compresenza di differenti conoscenze e valori professionali, una pluralità di specialismi destinata a entrare in conflitto nell'età giolittiana con la cultura del diritto amministrativo. A differenza della Francia, si pensi ai grandi corpi e alle grandi scuole, e a differenza del Regno Unito, dove il sistema universitario Oxbridge ricopre un ruolo determinante nella formazione della classe dirigente, non esistono in Italia analoghe grandi tradizioni amministrative. E come detto, la selezione e formazione del personale restano spesso interne all'amministrazione stessa. Questa assenza concorre a spiegare la scarsa considerazione sociale dell'impiegato ministeriale, non percepito come una figura di prestigio, né come portatore di competenze elevate o come dotato di potere, anche per l'ambiguo rapporto intrattenuto con la politica, rispetto alla quale non mostra né piena neutralità né totale asservimento. Solo lentamente, infatti, la burocrazia andrà definendo una propria identità, superando il fenomeno dell'osmosi tra politica e amministrazione, tra parlamentari e vertici amministrativi. Un'osmosi favorita dalla ristrettezza della classe dirigente e da una sostanziale identità sociale e ideologica. Allo stretto rapporto tra alta burocrazia e personale politico va ricondotta l'indifferenza riguardo al problema delle garanzie degli impiegati, per i quali la normativa del 1853 non prevede il riconoscimento di diritti, ma in compenso una lunga serie di divieti e di prescrizioni. Inesistente è del resto il sindacalismo amministrativo, tanto che solo nel 1893 si ha il primo grande sciopero organizzato ad opera dei telegrafisti. Sebbene il dipendente pubblico non goda di grande stima, l'impiego pubblico è aspirazione di molti. La ragione va cercata nella sicurezza che esso assicura, soprattutto nelle regioni meridionali, dove più debole è lo sviluppo economico, il tema del pubblico impiego si intreccia alla questione sociale.
Peraltro, solo nel periodo crispino, negli anni 80 dell'Ottocento, si registra un incremento dei dipendenti di origine meridionale, ma limitatamente alle fasce basse. Occorre ricordare infatti che per tutto l'Ottocento il personale e soprattutto i funzionari continuano a essere in maggioranza di origine settentrionale e in prevalenza di origine piemontese, alimentando le polemiche contro la piemontesizzazione. A dispetto dell'integrazione degli organici preunitari, il culto del precedente, su cui si fonda il lavoro d'ufficio, favorisce almeno inizialmente i funzionari piemontesi, custodi proprio di quella tradizione burocratica. Senza dimenticare che i piemontesi garantiscono grande affidabilità politica e fedeltà dinastica. Si ricordi inoltre che inizialmente la capitale è a Torino. Proprio in occasione dei due trasferimenti di capitale, a Firenze nel 1864 e a Roma dopo il 1870, si moltiplicano le critiche contro la mancata rappresentatività regionale della burocrazia e contro la sottorappresentazione della componente meridionale in rapporto alla popolazione, una criticità destinata a venire meno nel periodo giolittiano. La mancata rappresentatività regionale, che continuerà a connotare la burocrazia italiana, contribuisce a veicolare l'immagine del funzionario forestiero, che non conosce o comunque non condivide i costumi e i bisogni degli amministrati. Si radica così l'idea di uno Stato separato e distante dalla società civile.